Le notizie del 30 agosto a cura della redazione del Corriere di Sciacca.it. In studio Gio Prestia. Si è svolta ieri sera nella sala Blasco del Comune di Sciacca l'assemblea voluta dal Comitato Civico per la Sanità, con al centro le criticità delle strutture ospedaliere di Sciacca e Ribera. Sono stati convocati i sindaci dei comuni della zona. In 10 hanno firmato un documento inviato al presidente della regione Musumeci, all'assessore alla sanità Razza, al direttore generale ASP Giorgio Giulio Santonocito. I problemi di Sciacca e Ribera, che sono classificati come DEA di primo livello, sono ritenuti intollerabili. Gli utenti di questo vasto comprensorio sono costretti a ricorrere giornalmente alle strutture private e alla non meno preoccupante mobilità passiva o addirittura alla rinuncia delle cure. Nel documento si parla con forza di mancanza di controllo e trasparenza e di assoluta urgenza a bandire i concorsi. Per Sciacca e Ribera, secondo i sindaci che hanno sottoscritto il documento, è ormai urgente un intervento straordinario. Eli soccorso in azione ieri a Santa Margherita Belice per trasferire una donna a Caltanissetta in seguito ai traumi provocati da una caduta dalle scale. La donna stava effettuando dei lavori casalinghi quando ha perso l'equilibrio ed è caduta da una scala battendo la testa e riportando anche delle fratture in varie parti del corpo. La signora è stata prima soccorsa dai sanitari di un'ambulanza del 118, poi trasportata in un centro attrezzato dall'elicottero atterrato nell'elipista margheritese. Non è però in pericolo di vita. Cambiamo argomento. Le tartarughine che ieri sera nella zona Loa di Capo San Marco sono uscite fuori dalla sabbia e andavano alla ricerca del mare facevano parte del primo nido individuato un mese fa circa, quello che si trova fra gli stabilimenti Baia del Sol e Aloa. Erano state viste in un punto lontano dal nido in direzione diversa da quella che le avrebbe portate in acqua, per cui inizialmente sembrava fossero uscite da un nido che non era stato censito e posto sotto controllo dai volontari del WWF. Poi, dalle verifiche fatte dagli stessi volontari del WWF che non erano presenti al momento della schiusa e sono stati chiamati dai responsabili dello stabilimento Aloa, è emerso che si trattava della schiusa del primo nido. I carabinieri hanno tratto in arresto per i reati di oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale Francesco Marongiu, 26 anni di Milano, che si trovava ad Alcamo per trascorrervi alcuni giorni di vacanza. L'intervento è stato compiuto da militari su richiesta del gestore di un bar sul litorale alcamese, all'interno del quale il giovane milanese stava infastidendo alcuni clienti. Giunti sul posto, i carabinieri trovavano il turista in evidente stato di ubriachezza che inveiva contro una coppia di clienti del bar, offendendoli anche con gesti indecorosi, nonostante la presenza della loro figlia minore. I carabinieri hanno invitato il 26enne a seguirli fuori dal locale, ma questi improvvisamente si è scagliato contro di loro, aggredendoli con violenti calci e pugni, alcuni dei quali hanno raggiunto al volto uno dei due militari, provocando la rottura degli occhiali da vista indossati, mentre l'altro è stato colpito alla mano. A questo punto il turista è stato bloccato e dichiarato in stato di arresto. L'arrivo di 40 nuove persone ci allarma perché si va in una direzione totalmente opposta rispetto a quanto era stato promesso, cioè una riduzione del numero degli ospiti affinché questi possano essere integrati in una piccola comunità come la nostra. Lo ha detto il sindaco di Siculiana Leonardo Lauricella dopo l'arrivo a Villa Sicania dei migranti trasferiti dall'hotspot di Lampedusa. Comprendiamo che l'attuale quadro di incertezza politica nazionale oggi rende difficile poter intervenire, ma rimarchiamo la nostra preoccupazione per questo stato di cose, ha aggiunto l'amministratore, e continuiamo a chiedere che siano rispettati gli impegni presi. A Siculiana erano state condotte battaglie pubbliche, addirittura una marcia che attraversò tutto il paese per chiedere la rimodulazione del numero di migranti ospitati in modo da renderli proporzionali al numero dei residenti. Per il momento è tutto. Gio Prestia, Corriere di Sciacca. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.